È evidente che questa scelta ha permesso di squarciare quello che non possiamo neanche definire un velo, ma una pesante cappa di ipocrisia, perché poi in effetti fino ad ora Ah, l'Italia era poi quella, stata. scusi, quella dell'Unione Europea, fantastica. Ha detto che il diritto internazionale noi non c'entriamo Certo, niente. Si è questa lavata le mani è completamente un'ipocrisia di questa storia. totale. Vabbè. Quindi con questo abbiamo già cominciato a dire che cosa va fatto e che cosa non va fatto. Non è una questione italiana, è una questione europea e in questo senso il nostro confine non può essere considerato l'ultimo margine dell'Europa abbandonato a se stesso. C'è una questione poi che non dobbiamo dimenticare. Noi vediamo delle immagini difficili, gente che è in difficoltà, ma lì dietro c'è un business, c'è un affare che viene costantemente alimentato dalle coste libiche, organizzando viaggi, mettendo da parte degli scafisti queste persone in mare, con poi anche una gestione da parte di queste ONG che è tutt'altro che cristallina. E anche su questo occorrerà fare ulteriore chiarezza e definire delle regole che dicano che chi è profugo e viene da zona di guerra in Italia troverà sempre un approdo, ma chi viene portato in Italia o viene caricato sulle barche per essere poi trasbordato su quelle delle ONG o altre per arrivare qui e non avendo però alcun diritto, ecco, per questo tipo di traffico noi abbiamo una sola risposta. Non c'è spazio, non ci può essere alcuna alternativa, sono il respingimento in tronco. Quindi la vostra strategia è quella, non vale soltanto per l'Aquarius, chiunque si presenti davanti alle coste italiane sarà No, respinto. non davanti alle coste italiane, bisogna impedire gli imbarchi, Sì, perché ho capito, però ricordiamolo che visto che sì, si imbarcano e non ci danno no, il permesso. è differente perché un conto è fermare gli imbarchi alla partenza sulle coste libiche, un conto differente invece è trovarsi con delle barche, o in questo caso dei gommoni o delle carrette del mare in mezzo al mare. Questo ovviamente è noto, cioè ci sono delle organizzazioni, le ONG che con queste barche, tra l'altro anche qui con una curiosa regola che viene interpretata d'occasione, perché la stessa Aquarius è una barca che batte bandiera di Gibilterra. L'altra barca di cui si parla, Sea-Watch, è una barca tedesca che batte bandiera olandese. Le regole dicono che quello è un territorio di un altro paese, quindi se volessero fanno il loro giro un po' più lungo se le portano in Olanda. Non sto banalizzando, sto dicendo le cose serie, cioè finora ci è sempre stato detto non si può fare niente, bisogna accogliere queste persone Ecco. e organizzare in Italia dei grandi campi profughi. Questa non è la soluzione, Però, non ci possono essere soluzioni né per loro né per gli questo per le italiani. navi delle ONG, ma stanotte è in navigazione verso Catania una nave della Guardia Costiera con a bordo 900 migranti e due cadaveri. Allora che significa? Chi può Significa in venire? maniera molto semplice che sono ripresi, come lei ha elencato prima, gli imbarchi e quindi dall'altra parte noi non siamo quelli che lasciano la gente ad annegare in mare. No, noi siamo quelli che dicono non ci devono essere gli Giornaliero. imbarchi, bisogna rompere questo meccanismo ed impedire che dall'altra parte ci sia un business e un Quindi, però, traffico se li organizzato. prende la Guardia Parliamoci Costiera va chiaro. bene, se li No, portano le no, ONG va no, no, bene. no, no, No. attenzione, le regole di ingaggio devono essere chiare. Le ONG che lavoro svolgono? Siamo sicuri Il vecchio sospetto, che non ci diciamo. siano relazioni tra chi scarica gli scafisti e queste ONG? Lo vogliamo chiarire. Verità, purtroppo. L'abbiamo detto più volte, è evidente che nella gestione che fanno le ONG c'è qualcosa che non funziona, perché queste navi vanno e li prendono e li prelevano. Questo è evidente. A fronte di questo, ribadisco, oggi è stata fatta un'operazione di buon senso. Punto. Qui non possono arrivare tutti e tutti debbono saperlo. Punto.